non voglio farlo. Come, scusa? Come? Io, mi stanno costringendo, io non voglio farlo. Io mi voglio rifiutare di fare questo video. Allora, io sono appena andato dalla festa di multiplayer e il figlio dell'umanità dice questo: le persone vogliono solo una cosa, sangue e merda. Quindi adesso lei si metta qui e ci dica: buona, sangue e merda su Board Game Geek. Sangue e merda! Tutto nasce da una mia, da un mio commento extra video dove non ero molto d'accordo con la classifica. E poi mi hanno detto: oh, di no, di la telecamera. Io te lo diciamo. Top 10. Vai. Allora, top 10. Iniziamo quindi. Il primo. Il decimo è Twilight Imperium. E qui mi salvo. La quarta edizione. E qui mi salvo. Okay. Mi salvo. Ho giocato un turno, quindi non posso commentare. È andata bene, dai. Andata bene. Non lo puoi commentare? No. Sicuro? Vabbè, un bel gioco. No, guarda, fammi rivedere. Sì, no, è un bel gioco. Ok, sì, quindi al decimo posto ci può stare. Esatto, come decimo posto ci può stare un gioco che dura 12 ore più o meno. Però vabbè, benissimo. Ci sta, cioè. Great Western Trial. Ok, questo secondo me è un gioco che meriterebbe un po' i piani più alti. Cioè, un gioco bello. Anche qui non mi arrabbio, perché non ho posto su 200.000 giochi, ci può stare. E ancora siamo. Io sto tranquillo perché so che c'è sopra, so, quindi. Allora, questo dai. Ottavo posto, Shite. Ma io dico no, se l'ho comprato, sta qui, c'ho il coso di legno, ho comprato tutto, io sento gente pure gli fa cagare. Come, scusa? Si può dire? No, non si tu? Può dire. Tu? No. Tu eri uno di quelli? Cioè dai, su ottavo. No, e cagare sopra, no. E sai, però su sopra ci stanno altri titoli, dai. Non... Ah, ma questo è quel gioco lì con tutte quelle espansioni, quel furto, insomma. Già, guarda, già io sento caldo, come un sappato. Va bene, quindi fino a 8 più o meno ci siamo. Sì, anzi, no, Shai non è più su. Rispetto a qualcuno che vai 7, sì. Progetto Gaia. Una cosa sola, tra 7 e 1 ci sta Terra Mistica? No. Come cazzo fai tu a copiare un gioco perché le cariche sono identiche e metterlo più in alto? Ma tu vuoi mettere andare la telecamera? Okay. Faccio questa domanda. Io non vado avanti, non devo andare oltre. No, cioè. No. Io so perché. Ha la copertina più bella. Sicuramente. Cioè, oddio, forse è no, probabilmente perché ai tempi che era l'ambientazione era un po' triste di Terra Mistica. E questa invece è figa, spaziale, capito? Certo. Però sono le meccaniche quelle di Terra Mistica con due cose in più. Però 7 e. Io non Terra so, Mistica, io non ho più idea di dove sia. Smettiamola. Arrivato a 50, vai, arrivato a 50 Terra Mistica. Vai. Va bene. Alla sesta posizione c'è Star Wars Rebellion. Che secondo me ci sta. L'ho giocato, è un bel gioco. Sesta posizione, onesto. Quinta posizione, Twilight Struggle. Okay. Twilight Struggle è un gioco interessante, è un gioco per due. Io non amo i giochi per due, mettere un gioco per due lì, però è bello, cioè, che ti dico? È quello per proprio gusto personale. Va bene, non mi puoi mettere in difficoltà. No, nessuno ha detto non è che. Allora, andiamo avanti a 4. Ecco. E qui c'è un gioco che io avrei messo più su pure io. Esatto. Terraform in Mars. Esatto, primo, io l'avrei messo primo perché è l'unico gioco che mi fa fare le 5 di mattina quando ti attacco alle 6 a lavorare. Esatto. C'è un motivo, no? C'è un motivo. Perché sì, lo mettete qua? Perché questo? Ma poi io vorrei andare a vedere anche lo score, perché poi c'è lo score. Quando è lo score? 8.24. Scusa, guarda un attimo sotto una domanda. Perché poi mi dà Shite? Shite 8.12. Vabbè, non commento. Non mi dai commento. No, vai, andiamo. Dai, no, voglio sentire sopra. Allora, terza posizione sul podio. Through the Age, a new story of civilization. Allora, tu lo metti al terzo posto per quale motivo? Io al terzo posto lo posso mettere perché è una meccanica figa, perché è un gioco completo. Perché vuoi che vuoi. È il gioco per eccellenza, ok? È un turno e mezzo di lavoro, però. Cioè, come fai a metterlo al terzo posto? Ci compri un gioco, paghi 80 euro, non lo so, 90, non lo so, raga. Io l'ho giocato, non l'ho comprato. Però tu lo metti al terzo posto e ce lo giochi una volta l'anno e ti ci devi pigliare una giornata di ferie. Quindi questo se... 8.25. 25, quasi vicino a 26. Andate un po' a votare Terraform in Mars, per favore. Sì, dai, per favore, mettiti di quei. Mi sa che ci 10. Va. Poi, secondo posto. Pandemic Legacy, Season 1. E qui. E qui. No! Non lo è!
Ma perché io dico 8.40? Allora, sto video, se poi andrà a finire, non lo mettete molto in giro. Allora, partiamo calmi. Io l'ho comprato, l'ho giocato, bello, eh. Cioè, ho giocato tutti i Pandemic, belli, mi piacciono tutti, mi sono tenuto l'unico che è un po' più interessante. Ma 60 euro per giocare 12 partite e poi più o meno buttare il gioco nel cesso. Perché, scusate, ma più o meno è quello. Come fate a votarlo? Io sono un po' contro il Legacy. Ma come cazzo fate a metterlo secondo? Ah, 8. Sì, forse 8.49. Come fate? Forse è quello il problema. Cioè nel senso. Quale che problema? Secondo poi, ma ci sono giochi migliori, esatto. Ragazzi! Cioè, secondo che. Sì, effettivamente. Mentre io sento anche gente che mi risponde, ma tu no. Hai mai giocato più di 12 volte un gioco? Io piglierei questi persone e li strozzerei. E gli direi che Terraform in Mars. Sì. E sta quarto! Cazzo! E probabilmente ci rigiocheremo ne altre 12 volte. Non lo so, guarda, mi posso girare e dirti che qui ci ne sono a bizzeff. Quel Shart che avete messo al settimo posto l'ho giocato 10 volte e più o meno sto lì. E Pandemic Legacy l'ho venduto. Prima che continuassi a fare le missioni, che ci mettessi le piccette e strappassi carte, lascia perdere, non voglio spoilerarvi niente. Vabbè, primo posto ci sta. Sì, quindi Gloomhaven viene al primo posto. Poi parlo una persona che non l'ha giocato, però okay. L'ho visto giocare, l'ho visto apparecchiato, ho più o meno intuito le meccaniche. Che cazzo ti devo dire? Wow, cioè, è il top. Appena esce in italiano ci facciamo un video, l'unboxingiamo, qualcosa facciamo. Prima dovremmo comprarlo però. Stai calmo, mo quello vediamo, da qualche parte, una rata, un muto, qualcosa. Un rene, esatto. Vuoi sparare qualche nome a caso scendendo? Sì, guarda, vediamo se lo troviamo qualcosa che può farti arrabbiare. Ah no, scusa, Terra Mistica non l'avevo visto, no. Sta all'undicesima posizione. Ecco. 7 PS, 1, 2, 3, 4 posizioni più avanti c'è il copio. Il copio. Del tipo. I vostri migliori giochi. Vabbè, vai, cerca. Allora, il mio. Oh, io mi devo ingrazzare. Te lo devo dire, il mio miglior gioco. Cioè, quello sta là, però. Quello sta là, rompe coglioni, quello là dietro. Cioè, mo perché ci devi girare il dito da piano? Allora, mi vedi dove sta la tensione e mo scappotto tutto? Power Grid 36. Con 7.80. Pandemic Legacy, secondo. 12 partite. Alta tensione, quante partite? Quello mi fa parlare di Board Game Geek, no? Ma siete consapevoli che questa è la media delle votazioni del popolo? Cioè, questa è una votazione democratica. A me mi fate commentare le votazioni democratiche del popolo? Perché? Non lo so. Perché a me mi mettete in discussione in questo modo? Perché noi siamo sovranisti. Il popolo ha sempre ragione. Io non sono d'accordo. Ma il popolo, però, secondo lui non ha sempre ragione, perlomeno per alcuni titoli. Tipo per la metà e poi perché alcuni non li conosco, perché potrei anche questione di più. Stories 68 e ci può stare perché okay. Tu cacci un sacco di soldi, c'hai i suoi difetti. Pandemic, se Pandemic Legacy è così, Pandemic è così basso, quindi sì. 74 ci perché può stare? Perché ti mettono la sorpresa, cioè non mi fate commentare, quella è la psiche umana. Tu metti i box chiusi, oh figo, fammi vedere il gioco, quindi non li apro. E invece lo scervellarti per cercare di riuscire a uccidere tutti, cose no. Andate del campionato mondiale di Pandemic e vedete che quelli in 3 secondi facevano la mossa per. Sì, infatti no. Dai ragazzi. Questi sono maggiormente gli americani, no? Beh, credo. Anche italiani. Vabbè, ecco. Non capisco una. No! Mondiali. Patchwork 62 sopra Pandemic. Sopra. No, raga, non mi fate vestire. Cioè, ma come posso commentare sta cosa? Ma guardate alla classifica. mo voi direte, sono giochi diversi, sono due categorie diverse. Ho capito. Uno è bello per una cosa, uno è bello per un'altra. Patchwork è bello. Legale, bello di Patchwork me lo dovete spiegare. Vabbè, lasciamo bene. Azul che tra un po' verrà sorpassato dal fratello. Secondo me sì. Il fratello di sinistra, tra l'altro. Puerto Rico al 20, però Puerto Rico è dal 2012 che prende 2002 che prende voti, grazie a cazzo che sta con nessuno. Io non voglio commentare altro perché voi mi avete messo qui davanti solo per mettermi in difficoltà. No, è solo per far capire agli altri cosa ne pensiamo noi del popolo del,
delle votazioni più che altro. Sono giuste, lascia perdere, sono giuste. Sono giuste? Sì. Sono giuste, sì. Oh, raga, la democrazia è una delle cose più importanti, secondo su me. Su questo non c'è dubbio. E allora, quindi, voto, media, finito. Scusate, vi ho fatto una cazzata. Ci manca Gianluca, ma Gianluca è al mare in questo momento. E questa cosa l'abbiamo registrata una settimana dopo. Che noi registriamo i video convinti di aver fatto tutto il premio a editare e ci mancano i saluti. Che cosa ci manca? I saluti. Se il video vi è piaciuto, spolliciate. Insultatemi, perché mi rendo conto che mi sono molto. Era un però, video, lo abbiamo detto anche all'inizio, goliardico. Si ride, si scherza, si fanno tante battute mentre si gioca al tavolo. E allora tra di noi abbiamo deciso: perché non farci un video? Probabilmente ce ne saranno altri di questo tipo. Però diciamoci la verità, scommetto che anche voi che ci state guardando ogni tanto vi dite: ma la classica Board Game Geeks qui è... Secondo me anche voi l'avete fatto di commentare uno o due giochi. E anzi, è molto personale. Ditecelo pure voi quello che esatto. Pensate. Esatto. E niente, se il video vi è piaciuto ne potremo fare altri, sì. Più o meno dello stesso tipo, parlando di altre cose, giochi ruolo, videogiochi, o commentare altre parti della classifica, perché noi poi siamo andati a vedere fuori camera i migliori family game o i migliori dungeon crawler game, esatto, e li possiamo commentare insieme, quindi detto questo, alla prossima. Alla prossima, ciao ciao. How far can we get if we sell?